Chi sta veramente? Ritrovarsi attraverso Mario Del Giglio. A questo punto potete comprendere meglio quando, parlando con un'entità che si manifesta con un nome illustre, nasce in voi il sospetto e sentite il desiderio comprensibile di chiedere. Chi sta veramente comunicando? Se è stato spiegato che, avvenuto il risveglio, si è un tutt'uno con le esperienze passate? Cosa credere quindi se un'entità si manifesta dicendo «Sono Verdi, sono Dante»? Ebbene, una volta avvenuto il risveglio, la luce che contiene le varie individualità non annulla tutto ciò che si è stati. La luce è luce di conoscenza e quindi può identificarsi con esse. È la spirale che contiene i vari punti che formano le linee, quindi le nostre esistenze. Perciò si ha la visione di tutti i punti che ha vissuto l'individuo spirituale. Se nella spirale io, per esempio, ho una visione di 100 punti che ho vissuto, è naturale che, quando voglio, posso sapere quali siano state le mie individualità corporali, cioè le 100 vite vissute. Pertanto, quando vengo chiamato per essere interrogato nella vicenda che riguarda quel punto, quella esperienza terrena, pur essendo la mia esistenza spirituale formata dalle 100 esperienze, saprò senz'altro identificarmi e per farmi riconoscere dirò: «Io sono Tizio, io sono Caio». Intendiamoci, con questo non mi voglio identificare spiritualmente con quel nome, proprio perché la mia struttura spirituale, per arrivare a quel punto, ha dovuto, per necessità, vivere varie esperienze. Pertanto, se rappresento 100 punti della spirale e in un punto sono stato Verdi, nel momento della manifestazione potrò dire «sono Verdi», ma non mi identificherò in quel nome. Non rappresentando un solo punto, ma tutti i 100 punti, perdo la mia individualità personale di Verdi e assumo la mia più ampia individualità spirituale.